La biblioteca di Leonardo è un tema che mi ha sempre affascinato. Mi occupo di Leonardo da molti anni, ho cominciato a occuparmi soprattutto dello studio dei manoscritti, la ricostruzione della vita di Leonardo, della sua attività scientifica, intellettuale, e mi avevano sempre incuriosito sui margini di alcuni fogli, addirittura qualche volta delle vere e proprie liste. Mi aveva sempre incuriosito il fatto che Leonardo facesse spesso riferimento a libri, dato per certi aspetti anche paradossale, perché di solito la figura di Leonardo noi la conosciamo come quella di un grandissimo ricercatore, sperimentatore, che di solito amava fare le cose un po' da solo, da autodidatta, con una relazione diretta con la natura, che lui chiama appunto, non a caso, maestra natura. Invece, contemporaneamente a questo tipo di approccio alla conoscenza della realtà, Leonardo, come gli intellettuali tradizionali del suo tempo, faceva anche ricorso ai libri, e questo è uno degli aspetti forse meno conosciuti del suo mondo intellettuale e artistico, cioè il fatto che Leonardo fosse anche un appassionato lettore di libri. Quindi questa è un po' l'origine del libro che ho scritto. Il titolo è anche significativo: La biblioteca perduta, perché purtroppo la biblioteca di Leonardo è anche una biblioteca perduta. Alla fine, dai tanti riferimenti che si trovano nei manoscritti di Leonardo, si riesce a ricostruire una biblioteca che era di quasi 200 volumi, che era di un numero ragguardevole, anzi straordinario, per un personaggio come Leonardo, che non era un professionista della cultura, non era un professore universitario, non era un umanista, era un artista, era un ingegnere. Persone come lui non avevano più di una decina, una quindicina di libri. Leonardo invece ne possiede ben 200, tra cui libri di tecnologia, di scienza, di filosofia, e purtroppo tutti perduti, tranne uno, l'unico sul quale si è riusciti a ritrovare delle sue postille autografe. Di tutti gli altri si è perduta traccia, ma per fortuna i manoscritti, gli stessi manoscritti di Leonardo, che ci hanno dato le preziose informazioni per cominciare questo percorso di scavo, di ricerca, sono anche una miniera preziosa di indizi per cercare di ricostruire questi libri quasi uno ad uno, di ricostruirne la fisionomia, cioè identificare che tipo di testo utilizzava Leonardo. Addirittura in alcuni casi siamo in grado di dire se era un manoscritto o se era un'edizione a stampa. E dire un'edizione a stampa nel XV secolo significava dire una delle grandi invenzioni tecnologiche dell'epoca, l'invenzione della stampa, di queste nuove forme di diffusione e di comunicazione della cultura che rivoluzionavano il tempo in cui viveva Leonardo. Quindi siamo effettivamente in grado di ricostruire e di ritrovare, almeno in parte, almeno idealmente, questa biblioteca perduta. Secondo me, il contributo che questo tipo poi di studio, di lavoro ci può dare per conoscere il modo di operare di Leonardo è altrettanto prezioso, perché su molte pagine dei suoi manoscritti siamo in grado di riconoscere l'apporto, il contributo dato dall'autore antico con cui lui stava dialogando nel momento della lettura, ma siamo anche in grado di distinguere quello che c'è di nuovo, di originale, di assolutamente creativo, che Leonardo nel corso di quella lettura dell'autore antico riusciva a dare andando avanti nel progresso della conoscenza. In questo senso si riesce anche a definire meglio l'apporto di Leonardo alla storia della scienza, alla storia del pensiero, perché molto spesso Leonardo è appiattito in questa generica definizione di genio universale, a cui si attribuiscono tutte le più grandi scoperte, le più grandi intuizioni della storia del pensiero. Mentre invece è molto importante riportare anche le sue grandi scoperte, che ci sono, le grandi intuizioni di Leonardo, riportarle
al contesto storico in cui sono realmente nate, cioè alla fine del Medioevo e nel cuore del Rinascimento. Devo dire che anche per me questo tipo di ricerca sui libri di Leonardo è stata negli anni una ricerca appassionante, perché molto spesso non si tratta, si tratta di minimi indizi che ritrovavo sui margini dei manoscritti, certe volte nient'altro che il nome di un autore o due o tre parole che indicavano in modo molto generico il titolo di un libro. Quindi era anche una ricerca molto difficile, ma affascinante, perché è un po' simile a un'indagine poliziesca, di cui parti da alcuni indizi e cerchi poi di ricostruire la scena del delitto. In questo caso la scena del delitto è questa biblioteca che oggi non abbiamo più, purtroppo, che cerchiamo di ricostruire, che è affascinante anche per un altro motivo. La biblioteca di Leonardo non è la biblioteca di un bibliofilo, di un bibliografo, è veramente la biblioteca, una biblioteca viva che segue la vita e l'evoluzione degli interessi della persona che la sta creando. Anche i libri, la biblioteca sono per Leonardo degli strumenti di lavoro intellettuale, quindi riuscendo a identificare il modo in cui lui li legge e li usa, ci aiuta anche a capire meglio il processo della sua mente. In pratica, gran parte dei famosi manoscritti di Leonardo, come per esempio il Codice Trivulziano, che è questo splendido manoscritto conservato a Milano, la Biblioteca Trivulziana, è forse uno dei primi che Leonardo ha compilato nei suoi anni milanesi, per esempio, ci presenta delle pagine straordinarie di rapporto con i libri che aveva davanti nel suo scrittorio. La scrittura di migliaia e migliaia di parole che Leonardo trascrive dai libri che aveva davanti in quegli anni, nel tentativo di nobilitare, migliorare la sua lingua. Leonardo era consapevole di avere un'educazione di tipo popolare, ancorata solamente all'uso del volgare, non conosceva il latino, per cui tra i suoi libri compaiono anche delle grammatiche di latino, dei vocabolari, sui quali Leonardo a più di 40 anni cerca di imparare da solo il latino. Quindi è anche una testimonianza straordinaria dell'umiltà, della ricerca di quest'uomo che a 40, 50 anni ricomincia sempre, si trova sempre sul punto di ricominciare a imparare, a mettersi in discussione, a mettere in crisi anche le conoscenze che aveva già acquisito negli anni precedenti. Poi ancora, anche questo è molto importante per collocare l'opera e il pensiero di Leonardo nel momento, nel storico in cui vive, l'assoluta libertà da pregiudizi, da precondizionamenti con cui Leonardo legge questi libri. Immaginiamo un testo di Aristotele, di una grande autorità della filosofia o della scienza dell'antichità o del Medioevo. Mentre i suoi contemporanei, gli umanisti, i filosofi della scolastica, professori universitari, contemporanei di Leonardo, affrontavano questi testi un po' timorosi dell'autorità dell'auctor che avevano davanti, Leonardo è assolutamente immune da questo problema del principio d'autorità, quindi li affronta in maniera assolutamente libera, non convenzionale, in molte pagine addirittura dando del tu direttamente all'autore, criticandolo, entrando in rapporto dialettico, ma poi profondamente costruttivo, e opponendo molte volte alla cultura dei libri, a quello che l'autore antico aveva esposto, che i commentatori medievali avevano ripetuto, cercato di chiarire, Leonardo oppone direttamente invece l'esperienza diretta dei fenomeni, quella che lui chiama l'esperienza, che è ancora l'insegnamento della maestra natura. Perché alla fine non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo farci abbagliare dall'illusione ottica della ricostruzione di questa biblioteca, che
e credere che quindi al contrario Leonardo fosse realmente un umanista, un intellettuale che basava la sua cultura sui libri. Alla fin fine poi di tutti questi libri, per Leonardo probabilmente il libro più importante restava sempre il libro della natura, il libro della natura a cui poche generazioni dopo avrebbe guardato per esempio Galileo Galileo, individuando nel libro della natura quel tipo di linguaggio, di scrittura, di parole matematiche che lo scienziato moderno, l'intellettuale moderno, deve essere in grado di interpretare e decodificare secondo i propri principi di quel linguaggio e non invece del linguaggio della tradizione umana, filosofica precedente. Il libro è costruito un po' alla rovescia. Sono partito dalla fine, non dall'inizio, cioè dall'ultima testimonianza che abbiamo alla fine della vita di Leonardo, quando Leonardo sta per morire ad Amboise nel 1519, ed è l'ultima e l'unica menzione della sua biblioteca nella sua interezza, la troviamo nel suo testamento. Ed è l'unica volta che Leonardo parla dei suoi libri, tutti e ciascheduno dei libri, nel momento in cui sta prendendo commiato da loro, sta per morire, e li affida in testamento all'ultimo suo allievo, Francesco Merzi, che poi sarà fedele e geloso custode dell'eredità di Leonardo, ma grazie al quale molti dei suoi manoscritti originali si sono conservati fino ai nostri giorni. Nel libro questo è il punto di partenza, e poi è il primo capitolo, e parto dal momento finale della vita di Leonardo e cerco di ricostruire a ritroso nel tempo la storia, l'evoluzione di questa biblioteca risalendo fino agli anni giovanili, giovane Leonardo a Firenze o addirittura i suoi primi anni, l'infanzia e l'adolescenza nella famiglia del padre, il notaio Serpiero, il nonno Antonio da Vinci, e poi i primi intellettuali, i primi amici incontrati da giovane a Firenze, e fino ai primi libri che probabilmente Leonardo ha potuto incontrare e che da alcuni fogli giovanili presenti nei suoi manoscritti siamo anche in grado di definire con una certa esattezza. I primi libri di Leonardo non erano libri di scienza o di filosofia, erano dei grandi libri di letteratura che però parlavano anche della natura, quindi grandi libri di letteratura, ma anche grandi libri della natura. Erano i libri di Dante, la Commedia di Dante, che nel 300, nel 400 era anche un grande testo di introduzione alla conoscenza del cosmo, dell'universo, delle leggi della fisica e dell'astronomia, della meccanica. La storia naturale di Plinio il Vecchio, che era la grande enciclopedia sulle scienze naturali, e poi soprattutto il primo libro, la cui presenza affiora sicura in un foglio del giovane Leonardo, sono le Metamorfosi di Ovidio, grande poema dello scrittore latino, che raccontando i miti di trasformazione degli dei antichi, comunica anche una grandiosa visione della natura e del cosmo in perenne trasformazione, un mondo che sembra non avere mai inizio, non avere mai fine, ma in cui nulla si crea, nulla si distrugge, nulla muore veramente, ma ogni cosa e ogni creatura si trasforma continuamente in altre forme o in altre creature. E questo libro, probabilmente letto dal giovanissimo Leonardo, probabilmente sul manoscritto di una traduzione in volgare come quelle che circolavano nella Firenze dei suoi tempi, è stata probabilmente anche una delle prime introduzioni di carattere poetico-letterario a una visione del mondo e della natura che probabilmente sarebbe rimasta costante nel tempo
in tutta la vita e l'opera.